Ora possiamo ben capire cos'è il valore di mercato. Nel settore statale la struttura degli incentivi, cioè il sistema delle ricompense, salario, carriera, riconoscimenti e così via, non è meritocratica e non lo è perché non è affidata al giudizio degli utenti. Perciò noi libertari diciamo che gli stipendi di dipendenti statali non hanno valore di mercato. Non intendiamo dire che il lavoro degli statali non ha alcun valore in sé, ma che il valore delle loro attività non è determinato dal mercato, cioè dalla soddisfazione dei consumatori. Non è giusto criminalizzare i dipendenti statali come categoria, è il sistema che va criticato e non le persone. Vi sono infatti anche molti funzionari statali coscienziosi, preparati e efficienti, che in un sistema di mercato sarebbero premiati anche di più come salario, carriera, riconoscimenti, prestigio. Facciamo un esempio concreto, il valore della mia attività di insegnante non è stabilito dai miei studenti e dai loro genitori, cioè dagli utenti del servizio. La mia carriera non dipende dal loro grado di soddisfazione, ma dipende per esempio dal giudizio del preside o di qualche commissione di burocrati, oppure da qualche legge dello Stato che prevede scatti di carriera e avanzamenti automatici. Il mio stipendio non è deciso da coloro che utilizzano i miei servizi, cioè da studenti e genitori, ma da una legge dello Stato, il contratto collettivo nazionale, che dopo contrattazione con l'associazione di categoria ne fissa artificialmente l'importo a un valore che può essere anche molto diverso da quello che emergerebbe spontaneamente dal mercato, cioè dall'incontro tra una domanda e un'offerta. Quindi il mio stipendio, la carriera, le ricompense non scaturiscono da una concorrenza di mercato, cioè con i mezzi economici, ma da contrattazioni politiche, cioè dai mezzi politici. Quindi noi insegnanti come categoria, per avere aumenti di stipendio, maggiori opportunità di carriera, garanzie, protezione, benefit, eccetera, invece che cercare di migliorare il nostro servizio didattico per soddisfare meglio i consumatori, cioè invece di ricorrere ai mezzi economici, ricorreremo invece ai mezzi politici, cioè cercheremo di far pressione sul sistema politico e sui sindacati. E questo perché? Perché è dal mondo politico-sindacale che derivano le nostre ricompense invece che dagli utilizzatori del servizio, cioè studenti e famiglie.